No, dai. È stato un buon test per tutta la squadra. Te l'hai immaginata così la prima volta al Curi? Sicuramente è stata un'emozione straordinaria, perché un tifo così ancora non l'avevo visto, e si parla ancora di un amichevole precampionato. E io sono stato qua a vedere Ferruccio Frosinone a fine stagione, perché mi avevano consigliato di venire a vedere questa atmosfera, infatti sono stato colpito. Poi il caso è stato che mi sono ritrovato a Perugia inizio anno quest'anno, quindi sono molto contento, ho visto una piazza importante con una grande storia e sono felice di essere qua. Come mai sei proprio venuto a vedere quella partita? Me l'hanno consigliato degli amici, poi insomma era una partita molto attesa, o dentro o fuori, chi vinceva andava su, e quindi sono messo d'accordo con altri due o tre miei amici, siamo venuti qua, ci siamo procurati i biglietti in gradinata e sono venuto a vedere la partita. Personalmente cosa ti aspetti da questa stagione? Ma innanzitutto sono qui per crescere, sono un ragazzo giovane, ho trovato una bella piazza, sono molto contento e spero di trovare un gruppo che fino ad ora si è dimostrato molto positivo nei miei confronti. Spero di dare tutto per questa squadra, per questa maglia, che ha una grandissima ambizione, come dicono. Arrivata a questo punto, no? Vittoria, sconfitte, cambia poco. Insomma, meglio giocare con un avversario che anche fisicamente ti mette in grandi difficoltà. È stata la Lazio, come è stato stasera al Bordeaux? Sicuramente sono stati due ottimi test, sicuramente questo è andato meglio, si è giocato una squadra veramente importante a livello internazionale. Giocare con i più forti serve sempre, a livello di ritmo, di intensità, a livello di gioco, di testa, serve molto di più che giocare con le squadre insomma minori, senz'altro. Buonasera, io ti ho visto a Rimini nelle Final Eight del campionato primavera, mi è sembrato che lì nella Fiorentina tu ricoprissi un ruolo e facessi una funzione leggermente diversa da quella che ti ha chiesto Campione stasera. Ho visto male io oppure? No, forse ricopro forse la stessa, sempre sono un esterno di attacco nel 4-3-3, in anni passati ho sempre giocato il quarto di centrocampo nel 4-4-2, però ho fatto diversi ruoli, ho alternato da sinistra a destra d'attacco, ho fatto la punta centrale un po' meno, però ho fatto sempre insomma l'esterno di centrocampo o di attacco. Ma con movimenti? No, movimenti stiamo imparando col mister, ne stiamo parlando tanto. Io a questo mi riferivo, al ruolo tu lo conosco fino a prova contraria, i movimenti che ti ho visto fare nelle finali del campionato nazionale primavera, movimenti base, quelli erano un pochettino diversi, sono da quelli un po' diversi, infatti pian piano mi sto adattando, mi sta aiutando a crescere sotto questo aspetto. Preferisco a sinistra, però se c'è da giocare anche in porta. In cui ti rivedi? Ma non sono nemmeno un tifoso di squadre di Serie A, sono uno che guarda calcio, mi capo guardare tutte le partite, non ho un giocatore preferito. Io ho visto Messi fin dall'esordio, mi sono innamorato di Messi fin dall'esordio, ho avuto la fortuna, quindi non mi ispiro a lui, però è uno dei miei preferiti in assoluto. L'obiettivo è una grande stagione a Perugia, per arrivare dove? Come detto prima, innanzitutto per crescere, che sono penso all'inizio, di fare cominciare bene questo salto dalle giovanili al calcio dei grandi, di trovare il più spazio possibile per mettermi in mostra, per casomai il prossimo anno confermarmi a Perugia o sempre in una squadra di Serie B.